mi interessa capire meglio com'è il mondo e dunque per capirlo bene ho bisogno di quelle fasi in cui il cervello non è né troppo agitato per eccesso di pensieri e né troppo depresso perché c'è la luce, perché c'è il buio. Quindi mi interessa molto capire i passaggi che il mondo ha avuto per arrivare fin dove ora è. Quindi il mondo che abitiamo, che passaggio ha avuto? È una cosa a cui non pensiamo mai, siamo spesso troppo concentrati sulla contingenza, sul presente, e il nostro sguardo non riesce a essere lungimirante. Bene, il mondo in realtà è cambiato pochissimo. E si può dire che si può dividere in due blocchi. Il blocco di Pinocchio, il paese di Pinocchio e il paese di Masterchef. Ecco, questo è l'unico passaggio che secondo me vale la pena di raccontare. Perché Pinocchio e perché Masterchef? Beh, Pinocchio è il grande racconto della fame, è un grande affresco sulla fame e la miseria che c'era in Italia nel 1881, quando Pinocchio cominciò a uscire a puntate. Si racconta la storia di un burattino che cerca disperatamente di non perdere l'infanzia, va bene, ma tutti i personaggi di Pinocchio hanno fame. Il loro unico desiderio è quello di mangiare. E adesso siamo invece nel mondo di Masterchef, che è il mondo dell'abbondanza. Parliamo continuamente di cibo, lo raccontiamo attraverso dei format televisivi, unicamente per una ragione: il cibo c'è, lo possiamo mangiare. Quel paese dei balocchi che Pinocchio desiderava, oggi l'abbiamo a disposizione, basta entrare in un qualsiasi supermercato per entrare nel paese dei balocchi. È interessante per definire questi due mondi misurare, usare dei parametri per misurarlo. Ne bastano semplicemente due. Il primo è l'aspettativa di vita, il secondo è la mortalità infantile. L'aspettativa di vita nel paese di Pinocchio era di 35 anni. Se voi considerate la scoperta dell'agricoltura, diciamo 10.000 anni fa, noi sappiamo dai resti fossili che gli agricoltori, i primi agricoltori, avevano un'aspettativa di vita di 35 anni. Se guardiamo l'aspettativa di vita del 1900 in Italia, era di 35 anni. Quindi vuol dire che l'aspettativa di vita nel paese di Pinocchio non è mai cambiata. Non è che si morisse a 35 anni, semplicemente era molto alta la mortalità infantile. Quindi 3 bambini su 5 morivano e per questo si abbassava l'aspettativa di vita. È un parametro molto indicativo per qualificare lo stile di vita. Nel paese di Masterchef, beh, noi siamo 82 anni ormai come aspettativa di vita, 85 le donne e 82 gli uomini, e la mortalità infantile è quasi scomparsa. Quasi in tutto il mondo è scomparsa, tranne in una dozzina di paesi africani, dove le condizioni di vita sono ancora dure, dove la povertà è ancora molto forte. E magari questi discorsi vi sembrano un po' teorici, allora vi faccio vedere un personaggio che è un rappresentante ideale del paese di Pinocchio. Adesso voi dite, eccolo qua, questo lo conoscete sicuramente. Non lo conoscete. È strano, perché mio nonno contadino, come fate a non conoscerlo? Mio nonno è il rappresentante del paese di Pinocchio, esattamente come i vostri nonni. Contadino meridionale, qui è il ritratto con l'unico vestito che aveva, il vestito della festa. Si metteva in pochissime occasioni. Mio padre mi ha raccontato che una volta lo mise per un matrimonio, tornò a casa, il cane non lo riconobbe, lo aggredì. Va bene, mio nonno era classe 1889, detta anche la classe maledetta, perché questi poverini a 18 anni a fare la prima guerra mondiale
E per farvi capire che significava vivere nel paese di Pinocchio, forse basta raccontare soltanto quello che capitò a mio nonno quando andò a fare la guerra, che lui veniva da Piedimonte Matese, un piccolissimo paese agricolo ai piedi del Matese, del massiccio del Matese, e fu spedito in Friuli a fare la guerra, a difendere la linea del Piave, e appena arrivato con 4-5 suoi compagni di sventura, gli fu ordinato da un tenente di non bere l'acqua di un torrente perché gli austriaci l'avevano avvelenata. Mio nonno invece con gli altri la beve e il tenente si innervosì parecchio, disse: voi volete farmi fesso, vi avvelenate, non andate in battaglia, io adesso vi porto in corte marziale. E invece non andò in corte marziale perché fu chiarito l'equivoco. Non aveva disobbedito agli ordini, non li aveva capiti gli ordini, perché parlava un dialetto così stretto. Un dialetto riservato a pochissime persone di quel paese che non aveva capito gli ordini dati in italiano. E prendo mio nonno anche per altre ragioni, perché mio nonno faceva il contadino e se fosse stato trasportato con una macchina del tempo nel 1600, per esempio, mio nonno neanche se ne sarebbe accorto che stava in un'altra epoca. Avrebbe continuato a fare il contadino con le stesse tecniche che usava alla fine dell'Ottocento. Cioè l'agricoltura nel paese di Pinocchio non è cambiata per millenni. E noi abbiamo dei dati molto interessanti in proposito, sono quelli che gli agronomi usano per definire la resa media dei cereali per ettaro. Cioè abbiamo un ettaro di terreno, quante tonnellate di grano, di cereali riusciamo a tirar fuori? Siccome abbiamo i calcoli, abbiamo anche molti dati presi dagli inventari, possiamo su per giù dire che in epoca romana, tardo impero, da una tonnellata di da un ettaro di terra riuscivamo a tirar fuori pressappoco una tonnellata di grano. Quindi vedete, è un rapporto facile da ricordare, è 1 a 1. Un ettaro, una tonnellata. Molto facile. Se adesso prendiamo delle date di snodo, cioè che hanno caratterizzato l'evoluzione della cultura, possiamo vedere come cambia questo rapporto, per renderci conto di come è cambiata l'agricoltura. Allora, saltiamo il Medioevo, andiamo nel 1500, data simbolo, perché Michelangelo scolpisce la Pietà. E dunque entriamo nel Rinascimento con prepotenza. Quant'è questo rapporto? Quanto cambia? Non cambia, è sempre 1 a 1. Se andiamo nel 1609, quando Galileo da Padova comincia a guardare il cielo ad agosto, si accorge che in effetti Copernico ci aveva visto giusto, quindi si introduciamo tutti, andiamo verso il metodo scientifico che poi cambierà completamente la storia dell'umanità. Quando cambia il rapporto, non cambia, è sempre 1 a 1. Se andiamo nel 1751, quando Diderot d'Alembert pubblicano il primo volume dell'Enciclopedia, quindi tutto il sapere in un solo libro, finalmente, l'illuminismo, com'è il rapporto? È sempre lo stesso, 1 a 1. 1789, 13 luglio, Lady Oscar muore sotto la Bastiglia, comunque c'è la rivoluzione francese, è sempre 1 a 1. 1900, Freud pubblica l'interpretazione dei sogni, è sempre 1 a 1. Questo rapporto comincia a cambiare soltanto nella seconda metà del Novecento, diventa 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6. Cambia l'agricoltura, mio nonno passa dall'essere il rappresentante del paese di Pinocchio, cioè il paese della fame, della malattia e della morte prematura, a essere il primo rappresentante del paese di MasterChef. Sì, con questo vestito attraversa la soglia, fa il passaggio e il mondo cambia completamente. Perché non cresceva l'agricoltura? Per ragioni agronomiche e anche ragioni economiche. Le ragioni agronomiche avevamo a che fare col Maggese,
cioè si lasciavano i campi a riposo, quindi se noi avevamo quattro campi, due venivano lasciati a riposo, quindi non venivano coltivati, si coltivava soltanto su due campi e quindi la produzione era sempre dimezzata. A volte erano tre, due campi erano a riposo e c'era soltanto uno. Quindi si otteneva un terzo della produzione. E poi c'erano le calamità, c'erano le infestazioni di insetti, di patogeni. Pensate soltanto che in Irlanda, nel 1845, ci fu una carestia di patate dovuta a un fungo, la peronospora, che mise alla fame dai 3 ai 5 milioni di irlandesi, la maggior parte dei quali emigrarono in America, e bastava soltanto un fungo per far tutto questo. Le ragioni economiche invece erano varie, una su tutte: i poveri contadini erano sottoposti a gabelle, a dazi, a tasse altissime, quindi il surplus della produzione veniva portato via da qualcun altro. Quindi forse non gli conveniva neanche insistere sull'innovazione. Dobbiamo aspettare il Novecento, quando arrivano tre grandi innovazioni, e c'è questo passaggio, appunto. Il passaggio è dovuto alla chimica, quindi noi proteggiamo le colture dagli insetti e dai patogeni, possiamo fertilizzare i campi, non soltanto con l'etame, ma anche con i concimi, e il miglioramento genetico, miglioriamo la pianta. Quindi quel rapporto lì cambia e la produzione aumenta e il mondo ha questo passaggio. Andiamo nel paese di MasterChef. C'è un grafico di Fogel che illustra bene questo passaggio, questo qui. Questo grafico è tratto dal libro di Fogel che si chiama Fuga dalla fame e dalla malattia e dalla morte prematura. Fogel, Robert W. Fogel, è stato premio Nobel per l'economia nel 1993 e qui ha messo in correlazione la crescita della popolazione sull'asse verticale con l'innovazione tecnologica sull'asse orizzontale. Come cambia la popolazione, come aumenta la popolazione all'aumentare dell'innovazione tecnologica. Vedete che si parte da 10.000 anni fa, data simbolo, qui insomma si pensa che l'agricoltura sia stata inventata su per giù da varie comunità intorno ai 12-10.000 anni fa, e la Terra, l'intero pianeta, ospitava soltanto 9 milioni di persone, 9 milioni secondo i calcoli di Fogel. Alcuni dicono sono calcoli molto ottimisti, probabilmente erano 4. Ciò vuol dire che i nostri antenati, cacciatori e raccoglitori, riuscivano, cacciando e raccogliendo, a sostenere soltanto 4 milioni di persone. Roma oggi ha 4 milioni, la Lombardia ne ha 10, per fare appunto un confronto. E poi la storia va avanti e le innovazioni ci sono, vedete, la metallurgia, la scrittura. Poi dobbiamo considerare l'apice di alcune civiltà, quella greca per esempio, o più avanti l'impero romano. Dobbiamo considerare anche il Medioevo, che è un periodo di 1000 anni, però insomma ci sono state durante il Medioevo delle civiltà molto molto forti, belle, economicamente produttive, eppure la popolazione non cambia molto. Guardate, comincia a crescere soltanto nel 1800 e poi guardate, c'è questo picco incredibile verso l'alto in cui aumenta la popolazione e aumenta anche l'innovazione tecnologica. Fogel usa questo grafico per intitolare il secondo capitolo del libro. Il titolo è Perché il XX secolo è stato un secolo rimarchevole, notevole, affascinante, meraviglioso. E uno dice, Fogel, non ho capito, ma che dici? Ma com'è possibile? Il XX secolo meraviglioso, notevole, e che c'è di notevole? Due guerre, un genocidio terribile, che c'è di affascinante? E lui risponde, d'accordo, vero, ma il secolo nel quale abbiamo sconfitto la fame, la carestia e la malattia, cioè il secolo durante il quale i bambini non sono più morti e non morendo la popolazione è aumentata, si è raddoppiata.
Ecco qua. Con un corpo meglio nutrito, dice Vogel, cioè con un paniere di beni più variopinto, perché entravamo nel peso di Masterchef, il nostro apparato immunitario si è rafforzato e siamo stati in grado di produrre questa accelerazione tecnologica. Ok, e il mondo cambia completamente. Nel giro di 55 anni, cioè la mia età, il mondo ha un passaggio mai visto in tutta la storia dell'umanità, che probabilmente non vedremo mai più, e di cui ancora oggi non ci rendiamo conto, non abbiamo fatto i conti con questo passaggio. Quando io nasco, nel 66, c'erano 3 miliardi e 4 di persone, facciamo 3 miliardi per semplicità. Guardate, era molto semplice, c'erano 2 miliardi di persone povere e 1 miliardo di persone benestanti. Questo era il mondo. Dove stavo io? Stavo qua. Che significa essere benestanti? E che significa essere poveri? I demografi dicono che i benestanti hanno famiglie meno numerose, piccole, 2 figli. I poveri hanno famiglie molto numerose, 6-8 figli. Gli economisti dicono sì, ma questi guadagnano tanto, almeno abbastanza da comprarsi una macchina. Quindi diciamo che 1 miliardo di persone possedeva una macchina. E i poveri? $1 al giorno. E che ci fai? Ci puoi comprare scarpe. Quindi qua c'erano le scarpe, 2 miliardi di persone che avevano soltanto le scarpe, e qui c'erano 1 miliardo di persone che avevano soltanto la macchina. Guardate qua, non c'è assolutamente niente in mezzo, è un vuoto. Questo era il mondo negli anni 60. Nel 1974 io ho fatto la mia prima vacanza a Rimini e c'era un altro miliardo di persone. Nel 1987 ho fatto la seconda vacanza a Cambridge in Inghilterra e c'era un altro miliardo di persone. Nel 1999 non ho fatto niente, ma c'era un altro miliardo di persone. E nel 2010 ho scritto un articolo sul Messaggero, un giornale di Roma, per dare il benvenuto alla bambina del Bangladesh che portava simbolicamente la cifra a 7 miliardi. Ecco qua, ecco qua. È il grande passaggio, il passaggio da Pinocchio a Masterchef. La popolazione si è raddoppiata. Lei ferma a 6, ma noi siamo a 7 e 8 in questo momento. Andiamo verso gli 8 miliardi da qui a pochi anni e di sicuro nel 2050 saremo 10 miliardi. 10 miliardi. Va bene, è interessante capire dove stanno queste persone, su questa scala del mondo. Dove stanno? Secondo i demografi e gli economisti, facendo calcoli su larga scala ovviamente, 1 miliardo è ancora molto povero. Sono 720 milioni, secondo la FAO, che hanno $1 al giorno e ancora le scarpe e soffrono in maniera seria la fame. 1 miliardo invece è uscito dalla fame e sta un po' più avanti, diciamo si possono permettere la bicicletta. 2 miliardi di persone stanno qui e si possono permettere la moto. 1 altro miliardo sta qui e si permette la macchina e noi no, siamo un po' più avanti e ci permettiamo l'aereo. In realtà l'aereo è il nuovo status symbol di una parte del mondo ricco e benestante, cioè risparmiamo abbastanza da poterci permettere l'aereo. Quindi abbiamo scarpe, bicicletta, moto, macchina, aereo. È un mondo che si muove, grandi numeri, perché se noi esaminiamo questo bicchiere qua, cioè il bicchiere dei ricchi, esaminiamo a fondo, beh, possiamo vedere che ci sono un sacco di zone di diseguaglianze molto forti. Pensate soltanto ai calcoli di Michael Marmot, epidemiologo inglese, il quale ha calcolato che se prendi una linea metropolitana di Londra che va dal centro alla periferia, ogni stazione, cioè man mano che vai verso la periferia, perdi un anno di aspettativa di vita. Un anno. Per cui la differenza tra il centro di Londra
dove sono le belle case, se la City, ci sono la finanza e ci sono gli stipendi buoni, è diversa rispetto a una casa di periferia. La differenza è di 15 anni. Beh, insomma, è una differenza notevole, no? Comunque, diciamo, siamo accomunati statisticamente in questo bicchiere qua, l'aereo. Come lo guardiamo il mondo? Questo mondo che è cambiato, ha fatto il passaggio, e dipende, che se lo guardiamo di qua, dalla nostra parte, abbiamo una prospettiva. Se ci giriamo attorno e lo guardiamo di qua, beh, insomma, la prospettiva è completamente diversa. Qui ci hanno le scarpe. Ok, vediamo qualche altro parametro per raccontare il mondo. Per esempio, la mortalità delle donne per parto. Perché molte donne morivano per parto, beh, è quasi assente, è alta qui. Qui è quasi assente. Il numero di figli per donna, questo è interessante. Noi sappiamo che su questo bicchiere qua, su questo mondo qui, le donne fanno due figli, 1,5, va, più basso di due. Noi siamo a 1,3. Cioè siamo sotto la soglia di sostituzione, cioè non facciamo più figli e non possiamo più recuperare ormai perché la soglia di sostituzione non la recuperi più. Comunque, 1,3. Vediamo un paese come il Bangladesh, che sta qui e c'ha la moto. Secondo voi, le donne, quanti figli fanno in Bangladesh o in India? Vabbè. 4, 5, ok. Hans Rosling, statistico svedese, molto bravo, è morto da pochi anni, una persona che è riuscita a far amare la statistica anche a uno come me, raccontava che aveva fatto questo test con i suoi studenti, persone quindi laureate, avevano già il master, e aveva fatto questa domanda: quanti figli fanno le donne in Bangladesh? E aveva dato dei numeri, premete il bottone, rispondete 4, 5, 6, 2. E poi ha fatto fare lo stesso test agli scimpanzé, perché gli scimpanzé rispondono a caso. Ebbene, avevano indovinato gli scimpanzé, a caso. Cioè nessuno di noi ha indovinato il vero numero, che è 2,5, cioè tanto basso rispetto agli anni 70. Rosling usava questo test, lo chiamava il test dello scimpanzé, per indicarci che noi non conosciamo più niente del mondo. Non abbiamo fatto caso al passaggio da Pinocchio al MasterChef, agli altri passaggi che stanno avvenendo in questo momento. Perché così basso? Il tasso, l'indice di fertilità è basso per due motivi. Stanno crescendo economicamente. E poi in Bangladesh soprattutto le donne hanno fatto una campagna di contraccezione molto forte. Cioè sono andate nelle campagne e hanno detto alle compagne, alle amiche, non fate più figli, usate metodi contraccettivi e intanto studiate. E infatti il tasso di scolarizzazione, di alfabetizzazione in Bangladesh femminile è il doppio di quello maschile. Quindi le donne stanno lavorando. Un altro esempio che lui fa è questo, è molto semplice, dice in fondo in Bangladesh è arrivata la lavatrice. La lavatrice, sì, la lavatrice. La lavatrice è un altro passaggio importantissimo. Ora, se ci pensate, quando arrivò a casa mia nonna, quindi si parla degli anni 70, mia nonna non ci poteva pensare che quello strumento, quell'elettrodomestico, faceva il lavoro che lei faceva in 3 giorni, andava al fiume, sbatteva sti panni, poi doveva asciugare. Questo faceva questa mia nonna per lavoro, serviva a mio nonno. E poi tornava a casa, doveva pure fare da mangiare, non poteva neanche sedersi a tavola, quando c'erano i maschi seduti, e doveva stare in piedi, poi sedeva dopo. Doveva pure fare i piatti. Non è un'usanza della famiglia Pascale, no, è proprio un'usanza contadina che si trascinava da millenni. Quindi quando arriva l'elettrodomestico alla lavatrice, mia nonna mica ci crede, e mio padre mi ha raccontato che lei si sette su una sedia e volle premere il bottone. Dice, fammi vedere se è vero. Premette il bottone e aspettò, ferma impassibile, così, per un'ora.
finché la narratrice non ebbe terminato il suo ciclo. Poi aprì e si stupì, quasi pianse a vedere i panni puliti. Hans Rosling insiste su questo aspetto e dice: guardate bene che dal cestello non escono soltanto i panni puliti, quella è un'apparenza, è la prima cosa che esce, esce anche un'altra cosa. Che esce? Ebbene, escono i libri. Perché escono i libri? Perché viene fuori il tempo libero per le donne. E quindi le donne col tempo libero fanno altro. Mia mamma me lo diceva sempre, e c'ho un ricordo preciso di questa roba qui, diceva: il bucata ha giù fatto, che mamma fa? Ma le gym sono libere, va? Quindi io divento scrittore perché c'è la lavatrice. Ora, questa lavatrice cambia un po' gli usi e costumi e le cambia anche in Bangladesh. Infatti, l'indice di fertilità si abbassa. Chi è che fa più figli oggi? Qua, questa parte del mondo qui. Questa parte del mondo qui, ancora molto povera, si fanno 6 figli. Prima di questi 6 figli, 4 morivano. Cioè non arrivavano ai 15 anni, perché? Ma che bastava un'epidemia, bastava un'influenza, bastava un'infezione. Non c'erano gli antibiotici. I bambini morivano. Adesso morivano, prima morivano lì, ma morivano anche da noi, no? Nel paese di mia mamma c'era una Madonna con le lacrime. Ogni lacrima, dicevano le anziane, era un bambino che era stato chiamato dal Signore e la Madonna aveva pianto. Se adesso voi chiedete a mia mamma, che ha 85 anni, mamma, che desiderio avevi allora? Lei ti risponderebbe che i bambini non morivano più, almeno questo, che la Madonna non deve più piangere. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Antibiotici, vaccini, buone pratiche igieniche, e beh, i bambini non muoiono più. Non muoiono più neanche nei paesi africani, almeno non più come una volta. Quindi di questi 6, solo 2 muoiono, 4 vivono, ma la popolazione si raddoppia. Ecco perché arriveremo a 10 in maniera insindacabile e oggettivo da qua al 2050. 10 miliardi di persone. Guardate il dilemma a cui stiamo assistendo in questo passaggio. Abbiamo voluto un mondo affrancato dalla fame, dalla malattia, dalle carestie, e ci siamo riusciti. E il risultato di questo goal, di questo obiettivo, è che la popolazione è raddoppiata. Ma siamo finiti in un incubo, perché prima eravamo 1 miliardo, 2 miliardi, adesso siamo 10 miliardi con tutti i problemi che 10 miliardi di piedi causano al pianeta. Di questi 10 miliardi non c'è nessuno che non voglia andare in vacanza, che non voglia mettere una foto su Instagram illustrando un posto bellissimo che ha visitato. Non c'è nessuno che non voglia una macchina, un buon posto, non voglia un futuro migliore per i figli. Queste cose costano e impattano. Ecco perché con 10 miliardi di persone noi siamo a volte turbati. E, come mi capita a me durante la notte, abbiamo pensieri cupi, angosciosi. E mo che facciamo? 10 miliardi di persone, dove andiamo? Che impatto possiamo avere? Alcune correnti filosofiche, ecologiste, dicono che abbiamo una sola soluzione. Qual è? Andarcene da questo mondo. Cioè, non fare più figli. Perché i figli sono una cosa bella, sì, va bene, una cosa bella. A parte, dicono alcuni filosofi, la vita non ha nessun senso. Quindi tu stai mettendo al mondo un figlio e gli regali un'insensatezza. Ma poi questo figlio avrà un impatto sulla CO2, quindi costruirà un mondo molto pericoloso che lo distruggerà poco a poco. E allora a che serve fare i figli? Non li facciamo più. Spariamo dalla Terra, perché noi siamo il problema del pianeta. Una volta che noi siamo fuori da questa Terra, addio, il pianeta vivrà tranquillamente e noi non ci saremo più. Questi sono gli antinatalisti, un movimento filosofico, ecologista anche,
sconosciuto e più, ma fra poco li vedete dalla Gruber, sono sicuro. E quando li vedete ricordatevi che il primo a dirlo sono stato io qua, fra noi amici. Va bene. Queste soluzioni sono un po' angosciose. Quali sono le altre soluzioni? Beh, alcuni dicono, guardate, facciamo una cosa. Prima di tutto portiamo queste persone fuori dalla povertà. Portiamole fuori. Cioè, portiamo tutti quanti in questa condizione qui. Anche questi devono raggiungere il Bangladesh, l'India. Cioè, devono fare due figli solamente. Per farlo, cioè per trasportare queste persone dalla povertà al benessere, cioè da Pinocchio a Masterchef, ci vuole energia nuova. Perché per trasportarli usando l'energia fossile, beh, insomma, non è una buona soluzione. Rischieremo di inquinare ancora il mondo. Ci vuole una nuova forma di energia. Quindi nuove soluzioni per portare queste persone qui. Dopodiché siamo tutti più vicini, siamo tutti quanti più ricchi, un po' più benestanti. Faremo figli. I demografi hanno delle proiezioni, sapete, dicono che l'indice di fertilità è fortemente correlato al benessere. Più figli facciamo, più poveri siamo. Meno figli facciamo, più ricchi siamo. Se siamo molto ricchi, riprendiamo a fare figli. Questo è, diciamo, un modello standard che si applica in varie parti del mondo. Infatti un Berlusconi ha 4 figli, quanto? 4 figli c'ha Berlusconi, 5 figli c'ha Berlusconi, no? Molto ricco. Io che non sono ricco, sono un benestante, ho 2 figli. Quindi probabilmente questo modello di proiezione è vero. Quindi che faremo? Secondo alcuni economisti e demografi, cambiando un po' anche lo stile di vita e usando nuove forme energetiche, potremo occupare questo mondo considerando 10 miliardi di persone. Ci vuole tanto coraggio e tanta inventiva, tanta iniziativa, perché qui c'è un altro passaggio da fare che non sappiamo ancora immaginare dove ci porterà, però è necessario farlo perché appunto il mondo così com'è potrebbe non reggere. Cosa succederà in futuro? Non lo sappiamo. Sappiamo che saremo 10 miliardi di persone e sappiamo che probabilmente pian piano smetteremo di far figli o non ne faremo tantissimi e che la popolazione invecchierà. Sappiamo anche che probabilmente vivremo di più. Già adesso siamo arrivati a 85 anni. Alcuni, anche medici illustri, scommettono sui 100 anni. 100 anni su questa terra significa fare un altro passaggio. Come sarà l'amore per una persona che vive 100 anni? Ti metti con una persona a 20 anni e stai fino a 100 anni con lei, 80 anni con la stessa persona? Come sarà il rapporto con i figli quando tu avrai 70 anni e tuo figlio ne avrà 50 e tutti e due siete in buona salute? Cosa cambierà nei sentimenti, nelle dinamiche familiari? Sono passaggi, non sappiamo ancora definire. La cosa che probabilmente dovremo fare, ma è molto difficile, è mettere d'accordo 10 miliardi di cervelli. Perché tutto questo mondo che è cambiato, il cambiamento è stato possibile grazie alla collaborazione di più persone. Non ci sono singoli geni che hanno inventato uno strumento risolutivo. Ci sono migliaia e migliaia di persone che lavorano su un oggetto cercando di migliorarlo. Ognuno ne fa una parte. Quindi dovremo sentirsi parte di una comunità più alta, più grande e non soltanto proprietari di un piccolo orto di terreno. Dovremo sentire il pianeta nella sua collettività. Siamo capaci di far questo? Non lo sappiamo ancora, perché la nostra forma mentis ci proietta in un mondo più piccolo e più facile anche. Dunque, come vedete, i passaggi non sono affatto facili, però succedono, accadono. Se noi non riflettiamo su com'è il mondo, com'è cambiato il mondo, poi ci troviamo di notte, come me, sconfortato, a pensare che tutto è uguale a tutto e dunque non c'è soluzione per niente.
dovremo trovare la nostra fase dell'alba o del vespro, dove insieme meditiamo o ci rilassiamo di fronte alle prime luci del sole e ci mettiamo a lavorare perché il giorno sia più bello. Questo è quello che penso io ogni mattina. Poi la sera cambio idea. Vabbè, grazie.